Luigi Frati, come rettore dell'Università di Roma La Sapienza, che è la più grande università europea, che siamo onorati di ospitare questo convegno sulla civiltà dell'Iran, che non è soltanto una civiltà di oggi, ma che affonda le sue radici nel passato, un passato che è stato importante perché ha recepito la cultura classica. Quando con l'eresia di Nestorio andò via da Costantinopoli, trovò ospitalità proprio nel Medio Oriente e soprattutto portando i rotoli greci contenenti la cultura classica, questa trovò proprio nell'Iran la sua culla, in particolare quella medica a Kishapur, e da lì poi fra l'altro nelle versioni arabe e poi delle versioni arabe a quelle latine è ritornata, l'abbiamo recuperata anche in Occidente. Dunque io credo che il ponte fra le civiltà, l'approfondimento culturale fra le civiltà sia uno degli elementi fondanti poi della convivenza civile e dello sviluppo scientifico e tecnologico internazionale. Quindi ben venga, grazie anche agli intervenuti di molte università italiane, ma soprattutto dell'ambasciatore dell'Iran che è voluto essere presente in questo convegno, nel ricordo anche di un grande maestro che è stato Gherardo Ognoli, che ha presieduto per lungo tempo l'Istituto per gli Studi del Medio Oriente e sui quali la Sapienza ha avuto un'attenzione tutta particolare, tant'è vero che il Dipartimento di Studi Orientali si chiama Istituto di Studi Orientali, proprio per significare che non intendiamo venire meno a questa grande tradizione che ha un futuro importante. La Sapienza è anche impegnata in scavi archeologici riguardanti le antiche civiltà iraniche e di questo siamo fortemente orgogliosi, non verranno mai meno con una collaborazione che la Repubblica Islamica dell'Iran e tramite il suo ambasciatore a Roma credo troverà un supporto molto importante. Grazie per essere venuti qui alla Sapienza per approfondire queste tematiche. Pierfrancesco Callieri, iranista e archeologo italiano che lavora in Iran da alcuni anni. Questo convegno Civiltà dell'Iran passato, presente e futuro è per noi un'importante occasione di presentazione della grande cultura dell'Iran al pubblico degli studenti dell'Università La Sapienza di Roma. Avremo occasione in due giornate qui presso La Sapienza nel Museo Nazionale d'Arte Orientale Giuseppe Tucci di presentare questi aspetti della civiltà, dalle fasi più antiche, l'uomo e l'ambiente, le forme del costruire, e l'ultima sezione immaginario e scrittura ci proietterà in una dimensione della modernità e della contemporaneità. Sono Francesco Di Gennaro, direttore del Museo Nazionale d'Arte Orientale di Roma. E come rappresentante della pubblica amministrazione e di questa istituzione sono particolarmente contento e onorato di ospitare la seconda parte di questo convegno internazionale diciamo, italo-iraniano, ma effettivamente con partecipazione di contributi che vengono da tutta Europa e non solo. È molto importante, come abbiamo sottolineato nel corso delle relazioni di questa mattina, il fatto che ci sia questo ritorno con questa prima veramente occasione internazionale di dibattito a questo livello sulla cultura antica ma anche contemporanea dell'Iran, che questa occasione sia manifestata in questo luogo che è un luogo fortemente legato alla collaborazione tra l'Italia e l'Iran. Hamid Masumi Nejad, La Sapienza, Roma.